bisogna anticipare e non inseguire il virus alla luce della preoccupante variante Delta che si sta diffondendo ancora più velocemente e con maggiore virulenza rispetto a quella inglese tra la popolazione mondiale. La vaccinazione è fondamentale per proteggerci. Parla il professore Liborio Stuppia, direttore del laboratorio di genetica molecolare del CAST, Center of Advanced Studies and Technology dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. Dopo la scoperta di casi di Covid-19 riconducibili alla variante indiana, in Abruzzo prosegue il sequenziamento dei tamponi risultati positivi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e Molise, che ha sede a Teramo, e nel laboratorio di genetica molecolare diretto dal professore Stuppia. Tipo di sequenziamento effettuate qui al CAST? Ci sono diversi tipi di sequenziamento, non li facciamo tutti. Le tecniche veloci sono quelle che ci permettono in maniera abbastanza rapida di verificare se c'è un sospetto di una variante indiana, sudafricana. Poi ci sono i sequenziamenti completi che invece ci dicono esattamente com'è l'assetto del virus e quindi ci danno una certezza sul fatto che quel ceppo virale appartenga a una variante oppure a un'altra. Per fare un esempio su cosa vuol dire sequenziare rispetto a dei test normali, è come se io dovessi riconoscere per esempio il passaggio di un'automobile, io la vedo un attimo e dico sta passando una macchina. Se io voglio sapere che modello è, che colore è, che cilindrata, devo andarla a esaminare attentamente, a esaminare da vicino, e questa è la differenza tra le tecniche veloci che ci permettono di dire c'è il virus e quelle approfondite come il sequenziamento che ci permettono di dire questo tipo di virus appartiene a quel ceppo e quindi probabilmente darà queste conseguenze. Perché preoccupa così tanto la variante Delta? La variante inglese è stata registrata la prima volta il 22 dicembre in Abruzzo. A febbraio eravamo già oltre il 70% dei casi di variante inglese. In Inghilterra nel giro di 2 mesi l'indiana ha spazzato via la variante inglese, quindi la stessa che in Italia si era imposta sul ceppo originale, e quindi l'indiana è più infettiva dell'inglese, che a sua volta era più infettiva del ceppo originale. Ecco perché ci dobbiamo preoccupare. Anche se si riuscirà a raggiungere o quasi l'immunità di gregge, cosa accadrà proprio a causa delle varianti? Bisogna comunque vaccinarsi? Bisogna comunque vaccinarsi, perché il vaccino dà comunque una buona protezione anche contro le varianti, anche se questa protezione non è completa come magari succede nei confronti del ceppo originale. Per dire, se io so che fuori fa freddo comunque mi copro, se poi fuori facesse più freddo di quello che immaginavo potrei avere un po' più freddo, ma non sarebbe un buon motivo per uscire in costume da bagno. Cioè una protezione gliela devo mettere comunque. Peggiore fuori la situazione è più importante proteggersi, quindi proprio perché ci sono le varianti dobbiamo vaccinarci tutti.